Nulla da fare, le discoteche resteranno chiuse anche a Capodanno. Chi aveva programmato serate, eventi, DJ set per tutta la notte del 31 si è visto costretto improvvisamente a disdire tutto. Il comparto delle discoteche ha subito per l'ennesima volta una doccia fredda. Dall'oggi al domani quelle che erano le norme previste non sono state mantenute. Hanno deciso di chiudere un settore senza nessun preavviso. Il Green Pass soltanto probabilmente non era una soluzione per mantenere aperti i locali da ballo. La proposta fatta nei giorni precedenti era quella di poter accedere ai locali da ballo solo e soltanto tramite un tampone entro le 24 ore. Questo avrebbe garantito a tutti di poter lavorare e di non chiudere completamente un comparto che è martoriato da 2 anni. Il Capodanno per molte società era forse l'unico spiraglio di salvezza dopo 2 anni di chiusura forzata, e nemmeno la piena disponibilità dei gestori ad osservare ogni minima regola, dal Super Green Pass al tampone prima di entrare, ha convinto il governo per evitare la chiusura. Senza però prevedere né la cassa integrazione per indipendenti, né un rimborso per i titolari delle strutture. Siamo ancora in attesa degli aiuti promessi per la stagione estiva, aiuti che ammontano a 25.000 euro per ogni struttura, che non corrisponde neanche a un mese di fitto di un locale estivo. E siamo stati chiusi alla vigilia degli eventi natalizi, il che comporta anche magazzini pieni di merce, investimenti fatti, organizzati veglioni, organizzate serate. Sembriamo degli imprenditori di serie B che possono essere accesi e spenti a piacimento del governo centrale.